E ciao ragazzi da Marsala, benvenuti a questo nuovo gioco che vado a provare che si chiama Cross Maga, ragazzi. Allora, Cross Maga che cos'è sostanzialmente? È un gioco di carte che ho scoperto da pochissimo, non lo conoscevo, ma conoscevo il mondo da cui proviene perché mi era capitato di incrociarlo a Lucca Comics. Sostanzialmente, se qualcuno di voi ha mai visto il giochino che si chiama Dofus e poi Wakfu, che è il seguito sostanzialmente, sono degli MMO strategici di questo team francese, dove potete sviluppare il vostro personaggio. Ci sono un sacco di classi tra le quali scegliere e i combattimenti, questo stiamo parlando prima di Dofus e poi di Wakfu ovviamente, e dai quali poi potete salire di livello, un po' come succede con gli MMO, con le abilità varie eccetera, ma i combattimenti dovrebbero essere a turni. Io non l'ho provato, questo è il gioco di carte che ne è scaturito. Come funziona? È un pochino diverso dal solito, a parte la grafica interessante. Guardiamo, intanto sto facendo una partita di un torneo iniziale, che funge un po' da tutorial, no? Ok, allora guardate, innanzitutto il gioco ci sta in francese, in spagnolo se non mi sbaglio, in inglese. Ovviamente abbiamo, guardate la struttura della carta, cosa abbiamo? Qui in alto a sinistra il mana, qui il punteggio di attacco e difesa, qui il punteggio di movimento e l'abilità della carta. Queste penso che siano le provenienze, Yop, Tofu, Gobal. Hanno ovviamente appearance, è una sorta di, vedete, the effect is executed when the minion enters the battlefield. Quindi sostanzialmente quando si entra dentro il campo è una sorta di grido di battaglia, no? E fa, dice charge one cell, e mo vi spiegherò che cosa vuol dire one cell. E poi qui abbiamo la carta da 6 mana, 4-5, 2 di movimento, e appena arriva infligge 2 danni ad un minion sulla sua row. Ora vediamo che cos'è il Raw, ovviamente. Non teniamo questa carta alta. Stiamo facendo un cambio carta. All'inizio è proprio il mulligan uguale al gioco. E questo invece è un effetto. Costa 3, dice Confers. Adesso vi faccio vedere. Come si svolge il board? Innanzitutto questo in basso a destra sono io. Questo è il mio avversario. Ci sono ben 5 lane. Cioè tipo 5 Raw, come vengono chiamate. Le Raw sarebbero tipo dei corridoi, dei percorsi. Però alla fine 5 uova, di cui sono 3 veri e 2 falsi. Ok, questa in basso a sinistra è la mia, quindi li vedo. Questo in alto a destra è il suo e non li vedo. Qual è lo scopo? Riuscire a distruggere 2 uova e catturare i 2 uova, ma devono essere quelle. Ok, come facciamo? Ok, adesso qui c'è un nuovo elemento che io non avevo visto, ovvero queste cose qui, receive cursed card, cioè quando si arriva lì fa un effetto. Questa è un'ulteriore aggiunta, ok? Ok, get to a vehicle flips di Aldofus and protect your own. Questo. Ah, vediamo un po' come si svolge il gioco. No, qui sono le carte che abbiamo in mano. Inizialmente il tutorial mi metteva a disposizione una, ok? Noi cosa possiamo fare sostanzialmente? Prendere una carta, piazzarla. Ovviamente abbiamo un mana, qui sono in basso a destra. Quindi abbiamo Chuck Morris, vedete che attacca, diciamo, c'ha First Strike, c'ha il costo di un mana, e lo possiamo castare semplicemente prendendolo e trascinandolo in una qualunque delle lane, vedete? Proviamo per esempio questa in alto a sinistra, lo mettiamo qua, e quando entra, vedete, è molto carino anche graficamente, no? Quando entra lui c'ha il Summoning Sickness classico, quindi dorme, ok? Ma abbiamo una P Reserve, vediamo che cosa dice praticamente. Ecco, alla P sono gli action points, ok? Sono le risorse utilizzate per giocare una carta. Quindi finiamo il turno perché non possiamo fare nient'altro. Ora lui gioca la sua carta, vediamo cosa farà. Probabilmente contrasterà nella sua lane. Perché cosa succede? Quando i due personaggi si scontrano nella stessa lane, ovviamente si combatte. Come fanno a scontrarsi? Devono proprio arrivare fisicamente l'uno sull'altro, ok? Per esempio adesso è inutile che vado a mettere, anzi non so neanche se lo posso fare, no, devo scegliere una lane libera. C'ho 2 mana e quindi casto questo da 2 con Black Tofu, appena arriva charge one cell, vediamo bene che cosa vuol dire. Andiamo in questa lane qui. Ok, vedete, charge one cell si è mosso avanti di uno spazio da solo. Cosa succede quando finisce il turno? I personaggi seguono i loro movimenti. Vedete questo, lui aveva di movimento 3, si è spostato 3 in avanti. Ora tocca a lui, ovviamente si va a proteggere. Ora c'è lo scontro tra i due, si pestano. Perché è morto il suo e il mio no? Ah, in questo caso è morto perché aveva un'abilità lui, Switcher. No, aspetta, vediamo qual era. Inflict one mana to an cell. Ok, perfetto, perché è morto? Perché il mio ha inflitto prima era First Strike.
come le carte First Strike, attacco improvviso di Magic. Lui alla morte infligge un danno alla casella adiacente, quindi è morto anche il mio. Ovviamente questa abilità Death è il rantolo di morte classico. Ok, adesso io ho 3 mana e nel terzo mana posso fare dare attacco più 2 e più 2 in difesa, poi lui si sposterà di 3 e quindi arriverà, vi fa vedere, vedete con questo rombo dove arriva, e lui è un 3-2, quindi effettivamente dargli questa cosa gli consentirà di vincere lo scontro contro di lui. Oppure potrei semplicemente andare su un'altra casella e semplicemente scegliere un'altra cosa, ma io proverò un attimo a dare, vedete è facile, trascinamento, io in questo momento lo faccio diventare, vedete, attacco e difesa, no solo attacco, io ho dato, credo solo attacco, forse anche 2 punti scudo e 2 punti vita, un po' come succede con Erston i punti armatura. Vediamo cosa succede, lui è avanzato, adesso probabilmente moriranno, anzi no, il mio, in teoria il mio si dovrebbe salvare, vediamo se è così, infatti è il suo muore, perfetto. Ora, questa che fa appena arriva, aggiungi un Bone Mew alla tua mano, e Bone Mew è una carta 1-2 che si sposta di 6, è molto veloce, quindi sposta proprio tanto. Allora, ovviamente, avendo lei messa qui, questo quando muore si porta via una Light Minion, non me ne mi piaccia tantissimo questa cosa, Andiamo più attacco, invece questo è 5 per strike, questo lo giochiamo dopo. Del Samuel di Peter Shuffle, if another light Shuffle is in play. Vabbè, comunque. Possiamo anche dare, in effetti, ecco, vedete l'effetto? In questa maniera diamo più un attacco all'altro minion che io ho. E lui ha preso più uno. In questo momento mi avanza un mana, ma non ci posso fare niente, quindi sostanzialmente, credo, no? Lega Flip. No, questo ancora non so esattamente che cosa cacchio ci puoi fare. Comunque adesso vado avanti e do 5 botte all'uovo e vediamo, ce n'è uno vero, sono stato fortunato. Quindi il primo uovo l'ho preso, adesso me ne manca soltanto uno per vincere. Lui chiaramente può continuare a mettere personaggi su questa lane, perché ovviamente lui non lo so, io in questo momento probabilmente lui, se non metto difese lo capirà, a me non me ne frega niente di questa lane qui, ovviamente, no? Qui intanto questa continua a essere... Vediamo. Inflict one damage, 2 Dofus. Questo fa un danno a un Dofus. 2 danni and repels one cell. Questo effettivamente è abbastanza carino. Forse le posso mettere tutte e due e sdraiarglielo, vediamo, Sì, 3-2-5. Ok, io ho fatto un danno. E probabilmente adesso... Ah, un Dofus, vedete, questa non è un Dofus probabilmente, è un Ecaflip, ok, perfetto, vedete, adesso ho capito anche le categorie. Vabbè, intanto sammoniamo anche quest'altro e andiamo avanti. Finiamo il turno. Ok, questi si sono pestati, probabilmente era completamente inutile aver fatto quella spell. Invece lui fa un danno a un Dofus. Questo è un Dofus probabilmente, sì, adesso... Tanto vedete il micetto che continua ad andare qui. Set, draw 4 cards, keep the minion and discard the others. Ah, ok, sembra abbastanza carina questa. Questo è un Dofus? Penso di sì, quindi potremmo semplicemente picchiarlo, ma non ce ne frega niente perché tanto sappiamo già che non è. Vediamo, andiamo qua e partiamo first strike. Finiamo il turno. Lui avanza e ovviamente adesso sappiamo che lui andrà a picchiare. Ah, c'ha 5 punti vita l'uovo, Gli va comunque picchiato l'uovo. Questa non so che diavolo fa, appena arriva guadagna un D6 in attacco. Mamma mia, terribile, abbastanza terribile. Questa start of turn gains 1 AR. Ok, perfetto. Ovviamente questo è abbastanza spacciato, Questo possiamo andare a mettere qui. Ma cosa sia successo? Penso che si sia trasformato in una pecora di qualche tipo. Tanto avanzano entrambi. Ok, vediamo che carta ha giocato adesso. Whiskas. Danno Dofus. Quando arriva your Bone Muse and other hits. Ah, 2 attacco, quindi questo era un Bone Muse. Ovviamente adesso ha preso una fracca di mazzate. Ma fortunatamente si è infilato in dei...
Questa è bella, adesso. Eh sì. Qui aveva una bella secca. Vediamo se... No, non c'è abbastanza AP, perfetto. Qui ci mettiamo Jack Morris. Passiamo. Ovviamente... Ah, può metterne un altro dietro. Vedi, questa cosa non la sapevo. Che fa quando entra guadagna un Magic P. Everglade in play. Abbastanza interessante, abbastanza vario, no? Intanto ha visto che l'uovo non è... If a player destroys one open fake double, the summoning zone is enlarged. Non so bene cosa possa voler dire. Tanto i due qui si pestano male. Allora, vediamo. 5 leader, 1 P, 2 other minions. Potrebbe essere interessante questo, però vorrei andare... Ok, e poi con 4 mana faccio un danno a lui, se può fare, no? A chi se può fare? Nessuno. No. Un sacco di queste curse, ma... Vabbè, vado a mettere... Perfetto. Vediamo se becca quello giusto. Intanto questi si pestano. È morto il suo, ovviamente. Si va avanti. La partita è quasi dalla mia parte, ma ancora no. Si possono fare anche spell, ovviamente, sulle... Qui il mio povero, ovviamente bisogna mettere a protezione qualcosa, perché sennò sono cavoli. Speriamo che mi dia. Infatti mettiamo subito lui qui senza proprio pensarci. Ah, possiamo fare i danni alle uova, le facciamo, no? Purtroppo è una fake e questo non è bello. Fake top. Va bene, quindi adesso la partita dovrà continuare. Si schiantano. Questa è una belva assoluta. Ha beccato un altro Fake Dofus, attenzione! Adesso poi, questa è solo la prima volta che vedo sto gioco, quindi insomma piano piano comincerò a capirci sempre un po' meglio, no? Era per farvelo vedere, mi sembrava abbastanza carino così come idea di base. Attenzione, questa appena entrata ha fatto qualcosa. Ah, perché un mana 2-2 però infligge un danno a... Attenzione, perché qui... Qui è pesantino, perché c'ha... Qui ci abbiamo... Tanto infliggo danni all'uovo e passo. Dovrebbe morire solo il mio, ok. Benissimo. Come vedete gli scontri trasformano l'alleato in Bomiu. Ai, questo è male. Ah sì, lui sta qui, ma non c'è sta la... pesantino. Target minion charges to shell. Sì, ma... Bisogna usare questo, ovviamente. Fatto andare via l'uppercut e... Ahia, purtroppo memoria, quindi non è...
Ai 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 ai, sto messo maluccio adesso perché lui sta davanti alle mie due uova. Eh sì. Dobbiamo assolutamente trovare il modo di... Ah, ok, in questa maniera è allargata la summoning zone, perfetto. Non posso, ovviamente. Ah, ok, la summoning... più uno, at... Alle uova gli posso dare? No. Andiamo a vedere, speriamo di resistere, c'è solo... Vediamo che cosa ha tirato. Ha fatto 3 danni e non muore, ottimo, ottimo, ottimo. Oh, uno solo, zitto, è andata bene. Eka flip, dai, è un danno che si fa. Ok, sono ancora vivi. Vai. Targeted minion, charges to cell. Eh sì, assolutamente questo bisogna metterlo proprio male. Vabbè, tanto qui non c'è nessuno. Vediamo un po' se adesso ce la facciamo. Vai col movimento. Vai, vai. Dirmi che... Ok. Ok, penso che ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi siamo andati a vincere. Come vedete il gioco è molto carino. Adesso penso che ci farà accedere a un qualcos'altro. Questo è il torneo che ho vinto. Beginner's Luck, ok. Ok, mi dà altre carte per il mio mazzo. I mazzi, da quello che ho capito, sono da 45. Ok. Benissimo, qui mi fa vedere la collezione. Ecco, andiamo a vedere. Qui first step, ho preso, sono penso gli achievement. Qui è la collezione di carte che ho. Ovviamente che non ho. E comunque ecco la collezione di carte, qui ti fa vedere anche quelle che non ci sono. Le artwork sono molto molto carine, vedete? Si può giocare, poi c'è lo shop ovviamente dove si possono comprare delle buste, o come al solito, farmando oppure credo anche con soldi veri, non mi sono sbagliato, stanno qui sotto, perfetto. Ci sono vari settaggi e niente, questo è stato un primo assaggio che vi ho fatto vedere così di... Aspettate che voglio spostarmi un attimo così vi faccio vedere un po' l'interfaccia anche in alto. C'è uno starter pack che si può comprare a 4,99 che include, insomma, un'offerta così. Il gioco sembra essere molto carino. Qui ovviamente c'è la friend list, qui first steps. Non so perché mette ancora un 1, ma... Credo che ti dia come reward una bustina. Vediamo con il play che dice. Ah, dovete scegliere il dio, vedete? Adesso io non so se ci sono diversità tra gli dei. Ecco, to unlock another god starting deck with a training match with god. Penso siano le classi. Start, win a training match with that god. Unlock, proviamo a vedere. Facciamo un'altra partita. Prima di interrompere il video vi voglio far vedere un'altra partita, così almeno... Questo era il dio che veniva contro di me prima. Allora, mio exchange, player draws one card from the opponent. Ah, ok, ci peschiamo uno ognuno dal mazzo suo. Beh, questi mi sembrano abbastanza alti come costi, quindi le cambio. Ok, questi già mi sembrano più decenti, insomma. Credo che questi siano mazzi base, eh. Sadida è il dio avversario, ok. Quindi cosa abbiamo qui? Potrei giocare subito questa spell, vediamo un po'. Ok, questa è una sua carta. Fine del turno intanto. Infligge 3 danni su i minions di una ro. E in più gli aggiunge un seme che non so assolutamente cosa cazzare alla faccia. Qui non ho carte buone per giocare, quindi devo passare. Qui vediamo i nostri. Attenzione, adesso ha castato
che dà un magic point, un movement point. MP sono i movement point. Devo imparare ancora. Quindi il Summon e Gelatin. Potrebbe essere interessante questo. Invece questo dà un altro minion. Direi Summon e Gelatin direttamente. E la summoniamo qui. Una Gelatin, suppongo che sia un minion molto piccolo, infatti. Perfetto, quindi c'ho, lui è un 2-2 e la gelatina è un 1-1. Vabbè, comunque si porta un 1-1. Cosa ha giocato? Qui c'è il riepilogo delle azioni. Il gioco onestamente mi sembra molto carino. Ovviamente come tutti i giochi soffrirà, soffrirà Hearthstone, perché tanto lo soffrono tutti, però... Questo no. Questo sembra bello ignorante, quindi lo vado a mettere proprio qui. E ora si comincerà a muovere. Questi che vedete sono elementi, vedete, pesca una carta, oppure prendi una corsa e qui invece guadagni una P nella riserva. Ah, vedete, qui potete aggiungerli per summonare di più sostanzialmente, capito? Summon e Wobbit, quando muore. Oppure infliggi 3 danni a Esuraro e prendi un D6 di AT. Ah, interessante, questa quindi praticamente c'ha... L'attack power deve tirare un dado da 6, quindi c'è un po' un attacco randomico. E via. Allora, vediamo se possiamo... No, ovviamente no. Beh, questa è bella. Forge Card in your head. Sì, questa è bella forte, eh. Io mi metto qui perché adesso c'ho parecchie carte, quindi questa diventa... È enorme perché c'è un sacco di carte. Tanto si pestano. Ovviamente, memoria la gelatina, perché... E questo addirittura continua ad avanzare. Qui potrei infliggere danni addirittura. Vediamo di andare a dare attacco a un altro minion, alla gelatina. E in più con 3 danni vado a infliggere un danno all'uovo, non lo so, così. Questo c'ha carica, suppongo che non so cosa fa carica. Ok, attacca subito. Ovviamente ha preso delle scorze atomiche perché questa c'ha 8 in attacco, quindi si è morto il suo cielo. Mi sta difendendo abbastanza bene per ora. Questi si possono fare sull'uovo, ovviamente no. Draw 2 cards o draw 1 card? A questo punto posso mettere anche uno di questi, vai. Vedete, la summoning zone è solo un quadrato, ma nel momento in cui si arriva, cioè si trova un nuovo vuoto, possiamo summonare un pochino più avanti. La summoning zone aumenta, si allarga. Tanto fa un danno all'uovo lì, ci ha beccato sto figlio di quello che vuoi. Tanto infliggiamo, questo c'ha 2 in attacco, io andrei a infliggere danni qui così almeno... Perfetto, 3 danni, quindi se ne va. Almeno lei è libera di picchiare l'uovo. Perdi danno diretto, insomma, adesso non so esattamente come sono divisi in categorie questi qui, perché non ce n'è più pallida idea. Qui prendiamo subito... No, fermati. Anzi, prendiamo questa, che è carina, perché tira un D6 appena arriva per vedere il suo attacco. Prendiamo una corsa. A 6, perfetto. Questo muore ovviamente, quindi non c'è assolutamente bisogno. Questo c'è 3, quindi io infliggerei un... Ah, non c'è, perfetto. Potevo aggiungerli. Vediamo se quello è vero. Purtroppo no. E quindi quella lei ne è andata. Vediamo se è vero questo. Gli ho dato una stecca atomica. E questo è buono, perfetto. Ta-da! Abbiamo vinto un Dofus. Vediamo se è buono anche per lui, non lo sapremo mai. Tanto questo quando entra in gioco che fa, non si sa. Ah, quando muore summon un Wabita, è come il mio, perfetto. È come il mio. Questa la Pirenze fa una gelatina. Ma potremmo semplicemente fare 3 danni a quelli nella row. Li fa anche al mio, ovviamente, immagino, ma il suo muore. Poi infliggiamo un D6 di danni a questo. Infatti abbiamo fatti 2. Vabbè, a peggio.
Direi che per ora va bene così. Quanto mana show passo? Vediamo se è giusto. No! E va a cagare. L'uovo è finto. Cosa salmonato? Un... Facciamo ancora dei danni qui. Ah, però è vero, quando muore che compare un... Cos'è? Porca zozza, ragazzi. Brutto. Questo però quando muore fa qualcosa? Ok, questo comunque dovrebbe essere vero, quindi non ci avrei grossi problemi. Due mana, a sto punto i 5 mana li potrei utilizzare. Sì. Benissimo, vedete, è una specie di... Ottimo, 4 danni. E quindi se ne va anche lui, fine del turno, adesso dovremmo vincerla, penso. Ora no. Ha la possibilità di difendersi, purtroppo. Ai, questo è brutto. Cioè, brutto relativamente, in realtà, perché comunque sia... Allora, vediamo, Io di questo che fa? Insieme. Cazzo. Forse servirà ad estacolare qualcosa, adesso questo ancora non lo sappiamo. Beh, io penso che se passo il turno lui muore e appare un piccoletto per me. Esatto, e lei dovrebbe far fuori quello vero. E quindi andiamo a vincere la partita. E dovremmo aver sbloccato anche lui. Anche Hecaflip. Abbiamo sbloccato Hecaflip, lo starter deck. Poi come le classi di Hearthstone. Perfetto ragazzi, per questo primo video di Crossmaga è tutto. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, come al solito. Anche perché penso di essere uno dei pochi italiani che ha fatto questo gioco. Per adesso grazie, ciao, ciao, ciao!